Scusate, non so perché, ma il tablet mi ha fermato in automatico. Cioè, boh, qui c'è una cosa per come si dice? Eh sì, per i computer che non hanno dell'USB o che ce l'hanno in forma sperimentale, tipo con i vecchi, si apre e c'è qui il tablet. Poi c'è qui una cosa che ti permette che si fermi l'elettricità se c'è un'elettricità o un incendio. E qui mi dice Rumble Pack. Vedete? Rumble Pack for PC. Però io ci ho provato e non mi vibra. Non so perché, magari vecchi allora è andato a sbattere, si è rotto o cose varie, ma a me non vibra. Scusate per questa parte, ma come vi ho spiegato, non c'è rifare tutto, ne faccio una parte 1 e 2. Non so perché, che intenzioni avevo il mio tablet. Vabbè. Poi questo video verrà cancellato e farò una parte. Non so se pubblicarlo o cosa. Boh, vabbè, per adesso lo pubblico, poi vedrò se riesco a fare una versione migliore di questo video. Ecco. Cioè, non di rifarlo, ma farlo con le app. Comunque, leggete questo codice. Non so quanto è costato, perché quando l'ho preso, cioè, non mi importava tanto il prezzo, no? Quindi non chiedetemi quanto costa, dove si trova, perché questo non lo so. Posso dirvi dove si trova quello dell'Xbox 360 che ho io e la versione di GameStop, che ho letto che vi fanno uno sconto su quello originale e su quello loro. Se prendete un'altra marca che non è Xbox, ma lo stesso design, non fanno sconti, ho letto. Cioè, ho sentito da uno che lo diceva. Vabbè. Cioè, sinceramente, pure il pulsante per l'analog è facile da prendere. La pulsantiera dovrebbe andare più in giù e sarebbe migliore, ma troppo in su, cioè non è facile fare ricerche come su questo. Cioè, vedete, va lento. Vabbè, basta. Non vi dico più nient'altro. Perché ve lo faccio vedere lato e poi spengo il video, perché non ho niente a farvi vedere.